quali sono le regole che utilizziamo nelle lezioni di inglese, almeno nelle nostre classi, d'accordo? Le regole sono essenziali, sono 5. Sono le regole che normalmente utilizziamo nella classe di cui mi occupo io, che è quella di inglese, sono delle classi in cui mi capita di insegnare inglese. Allora, la prima regola che voglio che venga presa in considerazione è quella che se entro in classe e c'è una situazione in cui qualcuno parla con un compagno, sta alzato, sta facendo altro, è distratto, io entro in classe, quando vedo questa situazione e chiedo che voi mi sediate e seguite la mia lezione, la cosa che vi dirò è hands and eyes, questo gesto, voglio che voi lo ripetiate con me e che tutti quanti state a posto. Ci siamo? Adesso lo simuliamo. Siamo pronti? Sì. È difficile? No. Lo utilizzeremo a volte a seconda del fatto che quando entro in classe date fastidio, ma mi auguro che li utilizziamo poche volte. Allora, un altro tipo di indicazione che vi darò è quello di chiamarvi. Ogni qualvolta vi chiamo con il termine class, la vostra risposta sarà yes. Ci siamo? Esempio. Class? Yes! Ok. Non è difficile. Andiamo avanti. Posso cambiare il tono della voce. Esempio, può essere questo livello, che è quello attuale, che è quello in cui dico class. Yes. Posso scendere. Class. Yes. Class. Yes. Ok. Andiamo avanti. La cosa importante è che voi imitiate, come se io fossi il vostro specchio, imitiate i gesti e le cose che io faccio, che vi servono per rinforzare nella memoria le cose che apprendete. Quindi specchiate, rifate le stesse cose, dite le stesse cose che vi chiedo di dire. Mi raccomando, non dire mai, ma io in inglese non sono bravo, non ce la faccio. Non lo dire mai, perché è possibile invece che tu ci riesca se sei queste 5 regole. Quindi never say I can't. Non dire mai, io non posso, io non sono in grado, non ce la faccio e così via. Perché tutti ce la possono fare. Andiamo avanti. Le regole sono 5. Io utilizzerò, o in testa, o lo scriverò alla lavagna, lo scoreboard. Che cos'è lo scopo? È un segnapunti, molto semplice. Qua ci sto io e qua ci siete voi. Ogni qualvolta le cose che vi dico voi le fate per bene, il punto sarà per voi. Ogni qualvolta sbagliato o non seguite le indicazioni che vi do, il punto sarà il mio. Se alla fine di questo, in un certo momento della lezione, i vostri punti sono maggiori dei miei, vuol dire che siete vincitori nello scopo. Il che significa che vi spetta un qualcosa, una remunerazione, che può essere di natura diversa. Per esempio, se io devo spiegare una determinata regola, un determinato concetto, e riusciamo a farlo in 50 minuti invece che in 60, quei 10 minuti che rimangono sono vostri, sono i premi. Quindi dipende dall'impegno che ci mettete. I premi possono anche essere di natura diversa, li possiamo valutare di volta in volta. Teniamolo presente, a volte lo scrivo alla lavagna, altre volte ce l'ho in testa e io mi rendo conto se effettivamente state lavorando per bene. Andiamo avanti. Ritorniamo sempre sulla questione delle 5 regole di base. Le abbiamo numerate, c'è la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ma c'è una regola che non si può numerare perché è al di sopra di tutte le regole. E dice rispetta chiunque c'hai davanti, tutti quelli che ti stanno attorno rispettali. Se vuoi essere rispettato, a tua volta devi rispettare. E quindi la regola è respect everyone. Per favore ripetete con me. Respect everyone. Se manca questo, non combiniamo assolutamente niente. Ricordiamocene di questo. Come vedete non c'è un numero per questo motivo. La prima regola dice segui le indicazioni che io ti do velocemente. La prima regola è follow direction quickly. Follow, allora, regola numero uno. Follow direction quickly. Benissimo. Ripetiamola. Regola numero uno. Follow direction quickly. Ok, bravissimo. Prendiamo degli esempi. Intanto, a volte vi chiedo di fare cose. Per esempio, in questa classe
Queste regole sono state già rappresentate da alcuni compagni, come voi vedete sono affissi al muro, li hanno fatti in questa classe e lo chiedo anche a voi. Prendiamo un esempio. Il tipo di indicazione che vi posso dare è stand up. Ok, state rispettando la regola numero 1 che dice follow the rest quickly. Ok, stop, fermi. Se vi dico sit down, state rispettando sempre la regola numero 1, state seguendo le mie indicazioni per bene. Può capitare che io entro in classe, ognuno sta per i fatti suoi, posso dirvi sempre hands and eyes, ma posso dirvi anche seats. La regola dice che voi dovete pronunciare questa parola tre volte: seats, seats, seats. Al terzo dovete stare seduti al vostro posto. Ci siamo? Ve la ricorderete questa regola, adesso non la facciamo perché siete già seduti, quindi è inutile, però ricordatevele per le altre volte. Un altro esempio è quando usciremo dalla classe. Non voglio che usciate alla rinfusa con il chiasso e così via. L'importante è essere in ordine, in fila per due e con un po' di silenzio. Non pretendo che siate completamente muti, ma che non siate al chiasso. D'accordo? Questa è una regola che applicheremo alla fine del ricordo di oggi. Ovviamente la cosa che vi chiedo è sempre la stessa, di ripetere tre volte la parola che vi dico. Quindi voi direte, quando io dirò lines, voi direte lines, lines, lines. Al senso lines dovete essere in fila per due, d'accordo? Il che significa che se lo fate ne avete un beneficio. Il beneficio qual è? Che uscite prima dalla scuola. Più tempo ci impieghiamo nel corridoio, più tardi uscite voi. Quindi se siete interessati a lasciare la scuola quanto prima, è opportuno che rispettiate questa regola. Andiamo avanti. Stessa cosa quando facciamo le verifiche, i compiti in classe e sta per suonare l'ora, vi dico consegnate il compito, consegnate la verifica. Dirò papers. Stessa storia. Papers, papers, papers. Al terzo mi dovete consegnare il compito sulla cattedra. D'accordo? Prendiamo un esempio. Open your book to page. Che cosa dovete fare? È chiaro, adesso lo stiamo simulando, quando ve lo dirò in classe lo facciamo completamente. La regola numero 2 dice alza la tua mano se hai bisogno di parlare, ti devi chiedere una cosa, qualunque sia la cosa che vuoi chiedere, alza la mano, fai in modo che io la vedo quando sto seduto lì alla cattedra. Quindi la regola 2 è raise your hand. Attenzione, poi dovete fare un gesto che indica il fatto che dovete parlare, che è questo. To speak. Proviamo. Raise your hand to speak. Il che significa che io vedrò e ti dirò, vabbè, parlo, tu ti dirò, aspetta un po' quello che è, d'accordo? La seconda regola. Questo è un esempio di cartello che si può fare per rispettare questa regola. Andiamo avanti. Anche in questo caso, questa è una regola che noi possiamo... Quante ne abbiamo fatto di regole fino adesso? Due. Quindi possiamo già ripeterle. Lo faremo dopo. Class, vi chiamerò, voi mi risponderete yes. E se vi dico class yes. Ok, bravi. Allora, quando vi chiederò poi di scambiare queste informazioni fra di voi, queste indicazioni che vi do, la frase che utilizzerò, la parola che utilizzerò è teach e la vostra risposta sarà ok. Quindi attenzione, class, yes, teach, ok. Non sono grandi cose che bisogna ricordare, è una cosa molto facile. Attenzione, quando ripetiamo le cose, la cosa importante sono i gesti. E quindi quando vi dico gestures, intendo dire che dobbiamo utilizzare i gesti, non state impalati nel ripetere le cose, l'importante è essere coinvolti nelle cose che facciamo con tutto il nostro corpo. Andiamo avanti. Come si fanno le ripetizioni? Prendiamo un esempio, prendiamo, anche qui siete tutti a coppia, quindi abbiamo un ragazzo che chiamiamo A e un ragazzo che chiamiamo B. Quando io dico teach, ok, il ragazzo A si alza, stands up, e insegna al ragazzo B quello che c'è da dire, d'accordo? Dipende dalla lezione. B sta seduto, d'accordo? E spiega le cose.
B non sta soltanto impalata a guardare, ma aiuta A se non si ricorda i gesti, se gli manca una parola e così via. Deve essere un lavoro di cooperazione fra di voi. Quando io dirò switch, cioè cambiate, scambiatevi, succede alla rovescia, si alza B e A si siede. E B insegna ad A l'argomento di cui stiamo discutendo in quella determinata lezione. Andiamo avanti, quindi ricordate, teach, ok. La terza regola è raise your head to leave your seat. Dobbiamo simulare un gesto che faccia ricordare uno che sta in movimento. Quindi alza la mano, attenzione, non qui la mano, sopra, perché se stai in fondo io da lì non ti vedo. Alza la mano e fai questo gesto. La frase è rule number three, raise your hand to leave your seat. Ok, bravo. Non è difficile. È un esempio di cartello che si può fare questo. Poi ognuno lo può fare come vuole se prendiamo a riferimento i cartelli che vedono in fondo. La quarta regola dice, attenzione, fare le cose che ti sono utili, che ti servono per imparare, per migliorare. Quindi utilizza bene il tuo cervello, fai delle scelte giuste che ti diano il valore. E quindi la regola, la quarta regola è make smart choices. So, rule number four, make smart choices. Bravi, ok, andiamo avanti. Questo è un esempio di cartello che si può fare, ognuno può immaginare come meglio crede. La quinta regola è la regola a cui io tengo di più. Dice, keep your dear teacher happy. Chi è il dear teacher? Io. Io non solo sono il vostro teacher, ma sono anche dear, il vostro caro insegnante. Fai in modo che il tuo insegnante sia contento, sia allegro, contento. E quando è che il vostro insegnante è contento? Quando voi rispettate le regole e imparate le cose che io vi propongo. Se non imparate, io non sono contento. Il rispetto delle regole e imparare le cose che vi propongo sono le cose che mi rendono contento. Io sono contento quando voi imparate, e voi imparate se le prendete. Le due cose vanno insieme. Ci siamo, quindi, rule number five, e vi chiedo di fare gli stessi gesti. Keep your dear teacher happy. Come sono risolti i fatti? Keep your dear teacher happy. Attenzione che il verbo è keep, non è semplicemente bene. Cioè, rendi una persona felice può essere una volta sola, ma keep significa che devi continuare a tenerlo felice e contento. Non è un fatto isolato che deve accadere, ma deve ripetersi. Quindi tutta la lezione deve essere improntata a questo tipo di rapporto. Questo è l'esempio di un cartello che si può fare per rappresentare questa regola numero 5. Ci sono domande? Non ci sono domande. Allora, vediamo un po' come funziona il meccanismo. Allora, io adesso simulo il tutto e voi mi seguite insieme, facciamo le stesse cose. Allora, il meccanismo parte con class. Yes. Detto questo, io vi dirò, quando vi dirò teach, mi raccomando, dovete rispondermi con okay. Ma dovete rispondere allo stesso modo con cui io lo faccio. Per cui se dico teach, poi mi dovete rispondere. Ci siamo. Adesso le regole le ripetiamo tutti insieme, a voce e con i gesti. So, rule number one is follow direction speaking. Rule number two is raise your hand to me. Rule number three is raise your hand to me in your seat. Rule number four is make adesso proviamo a farlo a coppie. Allora, ammettiamo che ho detto insegna, lo facciamo solo con loro. Allora, lei è A e lei è B. E lui è B. Si alza A, B si gira, dovete stare faccia a faccia, tu rimani seduto. Adesso, quando avrò detto teach, avrete detto tutti quanti ok, lei comincerà a spiegare lei. Allora, sarà rule number one. Rule number one, follow direction quickly. Rule number two, raise your hand to speak. Rule number three,
raise your hand to leave your seat. Rule number four, make smart choices. Rule number five, keep your dear teacher happy. E fai una faccia felice però, because it's brave. Quando dirò switch, cosa succede? Beh, si siede, si alza B e fa la stessa cosa. Forza. Rule number one, follow directions quickly. Rule number two, raise your hand for permission to speak. Rule number three, raise your hand to leave your seat. Rule number four, make smart choices. Rule number five, keep your dear teacher happy. Ok, adesso facciamo un altro esperimento. Abbiamo detto quattro livelli di voce, ma ce ne può essere anche un altro, quello in cui la voce non c'è assolutamente, e quindi sarà siamo ragazzi. Adesso facciamo così, come l'ho fatto io, lo fa qualcuno di voi e la classe fa la stessa cosa. Vieni con la mia. Allora, incominciamo. La prima volta voce normale, la scegli tu, il tono. La seconda volta silent. Ok? Forza. Quello che abbiamo promesso lo possiamo dire e diciamo a tutti quanti bravo!